Il giuramento ha ratificato la sua nomina e ora il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha le idee chiare su quale sarà il suo compito al fianco del ministro alle infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi. Un messaggio arrivato già ben delineato nella conferenza stampa tenutasi ieri. Bisognerà difendere con grande determinazione gli interessi del Sud, cercando di battersi per avere risorse, cercando di arrivare al completamento di opere fondamentali per il nostro Paese, a cominciare da Salerno-Reggio Calabria, e poi ovviamente ci sarà un'attenzione particolare per il territorio della Campania, dalle grandi questioni drammatiche ancora in queste ore dell'area metropolitana di Napoli, per il trasporto pubblico locale, a questioni che riguardano molto da vicino il nostro territorio metropolitana. E poi l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, il sistema portuale, il collegamento fra comune capoluogo e università. Se Salerno resta tra le sue priorità, la volontà del sindaco sceriffo è di portare anche i suoi metodi nel Palazzo Romano. Il problema è tentare di portare a Roma le caratteristiche dell'esperienza amministrativa fatta qui, a cominciare da una spinta alla sburocratizzazione radicale. Bisogna fare una battaglia determinata da subito per sburocratizzare le procedure e cercare di proporre anche innovazioni amministrative e legislative al governo che valgano per tutta Italia. Il suo arrivo a Roma però probabilmente comporterà qualche aggiustamento a Salerno. De Luca non potrà conservare entrambe le cariche e c'è chi mormora che potrebbe scegliere una soluzione già sperimentata dall'ex presidente della provincia di Salerno, Cirielli, dimettersi da primo cittadino per un meno problematico ruolo di vice sindaco che gli permetterebbe di sedere anche al governo. Sulla questione però De Luca al momento glissa, convinto che il suo nuovo incarico non determinerà grosse ripercussioni a Salerno. Ci muoveremo sulla base di quello che prevede la legge. Il Consiglio Comunale è pienamente insediato, andrà avanti fino a scadenza naturale, quindi le opere saranno completate e come potete immaginare io mica vado in Svezia, sempre a Salerno sto.